sicurezza sulle strade. Abbiamo parlato con Marco Scarponi e adesso abbiamo un altro ospite. Esatto, Paolo Alberati dovrebbe essere in collegamento con noi. Eccolo qui, Paolo. Buon pomeriggio. Ciao a tutti dall'Etna Ventosa. Ciao a tutti. Lo vediamo, l'Etna Ventosa. Ciao Paolo. Paolo, tu ti occupi, tu gestisci il Parco Nazionale dell'Etna dal punto di vista del ciclismo. Hai creato una zona dove si può pedalare in tranquillità. Ci sono sentieri particolari. Sì, Alessandra, saluto anche Daniele che mi ha appena salutato. Questo Parco Ciclistico dell'Etna nasce per merito del Giro d'Italia, è uno stimolo che ci è stato dato da quando nel 2011 nel versante sud Alberto Contador con una tappa fantastica staccò tutti e tra l'altro staccò quasi per ultimo Michele Scarponi. E allora da allora abbiamo poi assistito al Giro nel 2017 con la vittoria di Polank, nel 2018 quella di Chavez, e a noi è venuta l'idea che grazie al fatto che le strade venivano riasfaltate si potesse creare anche una specie di enclave, di zona riservata per noi ciclisti, e abbiamo quindi creato un progetto che è partito da un sito internet che spiega quali sono i sei versanti, quanto sono lunghi, che pendenze hanno, ma anche su pellettili nel territorio. Ad inizio di ognuna di queste sei salite, sei versanti, vi è una stella in pietra lavica vulcanizzata, ceramizzata, che racconta quanto è lunga la strada, e ognuno di questi versanti lo abbiamo dedicato a un campione che ha scritto la storia del ciclismo qui sull'Etna o che ha scritto la storia del ciclismo in genere. Tant'è vero che il versante Nicolosi Rifugio Sapienza è dedicato a Contador, il versante Zafferana Rifugio Sapienza, l'unico che ancora non è stato scalato, dedicato a Vincenzo Nibali, e il versante che oggi abbiamo scalato è dedicato a Michele Scarponi, a Rosario Costa, che era un ciclista giovanissimo della squadra di Vincenzo Nibali, morto per un incidente stradale con la bici, e a Tommaso Caborso, ragazzino fiorentino, anche lui accomunato a Michele e a Rosario per questo tristissimo destino. Ecco, noi abbiamo creato lungo i percorsi anche dei cartelli che richiamano gli automobilisti all'attenzione per i ciclisti che vi stanno pedalando. Nel 2021 apriremo un settimo versante, è un'iniziativa che ha avuto un grande successo, soprattutto anche all'estero. Tanti ciclisti sono venuti a pedalare qui da noi perché sanno che gli automobilisti li rispettano un po' di più. E stasera faremo un convegno sulla sicurezza stradale proprio per mettere ancora un'altra goccia su questo mare e far diventare il nostro mare un mare un po' più sicuro. Grazie davvero alla testimonianza di Paolo Alberati, che tra l'altro ha scoperto anche Gran Bernallo, non sapevo questa particolarità. Però volevo farvi vedere, prima di andare da Lello Ferrara, il nostro...